ricordatevi, nessun dorma, nessun dorma. Paese, 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 paese. Che te strilli? Stavo a parlare con te. Ma che se parla così al paese? Le senti? Paese! Vabbè, rispondi, ma che? Paese? Paese! Lascia perdere. Starà a dormire. Lascia, io resto qua. Via via, dai, là. Vabbè, se resti te resto pure io, che te do il vantaggio. Si sveglieranno prima o poi, no? Ma si sveglia. La comunicazione di servizio, se vi spostate un po' tutti verso il centro, che c'è ancora tanta gente a sinistra e a destra che non riescono a entrare nella piazza, quindi se vi comportate ancora, capisco che fortunatamente siete moltissimi, ma c'è ancora tanta gente che vuole entrare, per cui aiutatevi tra di voi, grazie. Attimo basta, attimo basta, e qui dentro ci scoppia la testa, attimo basta. Motivo basta, che da voi è finita la festa. Motivo basta, e lasciamo quello che resta. E lasciamo quello che resta. E lasciamo quello che resta. Le donne pagano i tagli ai servizi sociali, la mancanza di lavoro e tutti gli altri squilibri della nostra società. Le donne pagano. Motivo basta, e qua dentro ci scoppia la testa. Motivo basta, motivo basta, che da mo che è finita la festa. Motivo basta, motivo basta, e lasciamo quello che resta. E lasciamo quello che resta. E lasciamo quello che resta. I non autosufficienti pagano l'eliminazione del fondo nazionale, l'aumento dei prezzi e delle tariffe, i tagli a sanità, assistenza e servizi. Servizi! Gli onesti! Motivo basta, motivo basta, che qui dentro ci scoppia la testa. Motivo basta, che da mo che è finita la festa. Motivo basta, e lasciamo quello che resta. Rilasciamo quello che resta, rilasciamo quello che resta. I giovani pagano i tagli all'istruzione, la precarietà dell'occupazione, l'aumento dell'età pensionabile, l'assenza di misure per la crescita. I pensionati pagano la riduzione del valore della pensione, i tagli alla sanità e i maggiori ticket, gli aumenti dei prezzi, la disoccupazione dei figli e dei nipoti. Gli onesti pagano le evasioni fiscali e condoni, i privilegi di tutte le caste, le iniquità e le ingiustizie. E le ingiustizie! E allora... Motivo basta, e motivo basta,
festa. Dimo basta, Dimo basta, ve lasciamo a quello che resta, ve lasciamo a quello che resta, ve lasciamo a quello che resta. Dimo basta, Dimo basta, che qui dentro ci scoppia la testa. Dimo basta, Dimo basta, che da mo' che è finita la festa. Dimo basta, Dimo basta, ve lasciamo a quello che resta, ve lasciamo a quello che resta. Io non ci ho più visto, l'ho presa al collo e non mi sono fermato, che qua è andata a terra senza fiato, nel cielo da uno squarcio il sole è uscito, e io la sotteravo con ste mano, attento a non sporcarmi sul vestito, me ne sono andato senza guardare indietro, non ci ho rimorsi e mo ci torno pure, ma non ci penso a chi ci sta lassù, io ci ritorno solo a guardare il mare, ci ritorno solo a guardare il mare. E te lo voglio dire, che sono stato io, sto fatti che vedendo sto segreto. Yeah.
Ora. Oh. Sì, sì, chiediamo sempre in centro di fare spazio. C'è tanta gente a destra come a sinistra che vuole entrare. Fate spazio, fate spazio. Ci stiamo tutti. Non fate come l'omino che vuol mangiare da solo. Fate spazio anche agli altri, grazie. Un applauso forte. Voglio sentirvi. Grazie, grazie. Sì, fate, c'è gente che vuole entrare da sinistra, sembra assurdo, ma è così. C'è gente che vuole entrare, sembra una cosa incredibile. Tra quelli che sono entrati adesso ci stanno questi due operai che vi devono raccontare una cosa. Vai, 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 vai. O chitarra romana, accompagnami tu. Mamma mia, sto nato come un criceto sordo, eh? Ma che stai a dire? Ma principale, ma quale chitarra è chitarra? Che qua a mano da mattina a sera ci abbiamo solo la cucchiara. Ancora? Ancora con sta chitarra, mi fa ridere. A parte spegni sta sigaretta e alza sto muro. È un minuto, due minuti, mi fumo sta sigaretta, parlo con sti ragazzi. E poi tiriamo su sto muro, ma ancora pa... è principale mio, uno tranquillo, posso fumare pure mentre lavoro, però. A me mi fanno morire questi vengono in Italia, gli diamo lavoro, gli diamo tutto, e non hanno voglia di fare niente, fondamentalmente. Mortacce. Faccia come sedere, se dice qua. Pure. Mo te dico io come stanno le cose, va. Che mi vuoi raccontare? Mezzo un botto de nebbia. Ah, ecco la chitarra, va, meno male, va. Mo te dico io come stanno cose, di tutta sta gente, sono venuto da lontano del parecchio, Lontano, lontano, Messo un botto del nebbia, e cantiere mi appare. Meno male. Stappo bosce a perroni, poi mi metto scarponi e comincio a impastare. Bravo, impasta che è meglio. Soffro vertiginite, da impalcatura quassù. O cucchiara rumena, fammi compagnia tu. E mi sogno casa mia, pure su lontano Romania. E ci potevi rimanere. E ripenso a mamma mia, beh, chissà che caso sta a fa. Poeta. Sono venuto sto paese per ricerca del lavoro. E dai, mo dato il lavoro. Ma mi sa che qui c'è moro. Chissà. Forse è meglio ritornare. Può essere un'idea. Può essere un'idea. Perché? Che te costiamo tanto noi a te? Mi costi un sacco di soldi. Ah, tipo, dimmi, dai. Tu te lamenti sempre. Ah. Lo sai quanto mi costi? Quanto ti costi? Mi costi col pulmino che abiti. Io sono signore, ma abiti sì. A Mon. Sì, a Mon. Quanto costa? Esatto. Dai, dimmi, che cos'è? Come se fai fattura? Mi costi l'assicurazione. Mi costi del pulmino. Mi costi di benzina, mi costi dei panini che mangi come che sembra che ti sei mangiato un frigorifero e te lamenti. Posso? Puoi. 27 euro al giorno. Non è vero, no? Pizza bianca del forno. Buona. Questo è quanto mi danno se non prendo malanno per venire a faticare. E se perdo equilibrio da impalcatura qua su. Faccio fine di Dimitru, che chi l'ha visto più? Vabbè, quello l'ha murato, qual è il problema? E mi sogno casa mia, su lontano Romania. E ripenso a mamma mia, beh. Ripenso a mamma. Chissà che caso sta fa. Sempre poeta. Sono venuto sto paese per ricerca del lavoro. Ti ho dato il lavoro. Ma mi sa che qui c'è moro. Se sa mai. Forse è meglio ritornare. E canta. Sirabarevo. E lui canta. Dabarevo. Almeno canto che mi passa. Te sei lamentato di tutto. Ma te sei lamentato della sicurezza.
dare il casco, dare le mutande. Per oggi ci ha dato i caschetti perché c'è una volta, manifestazione importante. Una volta lo sai come faceva? Ci fa vedere che lui è bravo. Sai come si faceva quando lavoravo io? Come cappello di carta in testa, piedi scarsi, piccozza e martello e vai. E te te stai a lamentare. Mi fa pure male a testa con sto coso. E piede nocchi. Non c'ho manco l'occhio per piani, guarda. Simpatico. E se vuoi sicurezza, capote da caressa, dice se non te va, te ne puoi pure andare, ricomincio a impastare. Bravo, impasta. Mai sentito tanto solo Morello su impalcatura quasù, o cucchiara rumena, fammi compagnia tu. O cucchiara rumena, fammi compagnia tu. O cucchiara rumena. Avo chiude forte. Chiudi. Fammi compagnia. Ci provo, Tu. Edoardo Pesce, del Luca Angeletti. Una volta la gente passava le nottate a cantare delle belle serenate alla propria bella. Una volta l'amore si sussurrava all'orecchio, si scrivevano le lettere, ci si regalavano i fiori. Oggi le nottate vengono passate da 25.000 persone, che sono più o meno quanto siete voi adesso, in attesa che un centro commerciale apra. È successo qui a Roma ieri, per comprare dei televisori, della tecnologia con la quale comunicare. Non c'è più questo amore di una volta, ma a noi piace ricordarlo. Purtroppo oggi la crisi è ovunque. Nina. Questa nottata piena di dolcezza, pare che non esistono dolori. 20 celloso una carezza, smuove le frunne e fa cantare. Se vuoi dormire, sognate che io vi bacio, che vado ci scherzando, cantando ad ace, profumo dei fiori che se ma ricomando che mi perdonate.
te. L'amore non se frena, bonnina madre, che al voler bene no, non è peccato. Nina, se vuoi dormire, ci scherzando cantando adagio adagio, profumo dei fiori che se non fuori col canto mio se io, guarda, sto qua sotto. Eh sì, sono venuto con sti quattro amici qua per fatta la serenata. Eh? Lo so, è una cosa antica, non la fa più nessuno, però io me lo so sempre sognato che te venivo sotto alla finestra a cantarte sta canzone con un mazzo di fiori, poi tu scendevi a piai fiori, io te davo un bacio e ti dicevo: Nina, me vuoi sposare? Eh? No, non scende, Nina, no, aspetta, no, no, non scende, no, aspetta un attimo, Nina, vedi, il fatto è che io sta serenata te la sto facendo per dirti che non te posso sposare. No, ma che c'entra l'amore? No, 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 ma non c'ho un'altra. Ma che è un'altra, Nina? No, il fatto, vedi, è questo, che è che stamattina, quando avevo finito di scaricarmi 20 casse di zucchine romanesche, il principale mi ha preso da parte e mi ha detto che il supermercato passa a una multinazionale cinese. No, mi faceva ridere sta cosa che mo i cinesi si mettevano a vendere zucchine romanesche. Poi lui mi ha detto che da domani sto a casa e non ho riso più. E ho capito l'amore, Nina, tu dici sempre l'amore, però quello della banca ha detto che senza stipendio fisso il mutuo non ce lo danno. E allora quel piano terra a Ciampino mi sa che se lo scordiamo. Peccato, perché Ciampino è pure comoda, c'è l'aeroporto. Anche se noi, ma do cazzo dove manna. E ho capito, Nina, l'amore, e tu dici sempre l'amore, però allora io ti dico: che amore è se io non c'ho un divano per tornare a casa stanco la sera? Che amore è se io non c'ho un comodino mio per appoggiare una foto? Che amore è se io non c'ho un piatto da rompere quando litigiamo? Che amore è se non c'ho 5 euro per comprarti un anello falso? Qua tutti ci hanno paura da riordine mese, io c'ho paura di cominciarlo e mese. Tutti dicono l'amore, 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 non conta l'amore, Nina, ma conta il mutuo, e il tasso, e il taec, e il taec, mezzo mutuo, ma come dice, condanna tutti, disoccupati, drogati, abbandonati, non è vero, i soldi li danno solo a chi i soldi già ce l'ha. Scusa, Nina, scusa, mi sono fatto prendere. No, niente, rimettite giù. Richiudi la finestra, rimettite a letto. Fa finta che hai sognato. Io è meglio che me ne vado, perché non c'ho i soldi manco per pagare i musicisti. Edoardo Leo. Grazie, grazie, ma soprattutto grazie per essere qui oggi per altri motivi che sentire la musica, sfortunatamente. Diego.
fa la vita meno amara. Che te sei comprato? Mi sono comprato sta chitarra. E quando il sole scende e muore, mi sento il cuore cantatore. La voce è poca ma intonata, serve a fare una serenata, ma fa soltanto che maniera. Te fammi un sogno. A prima sera, cantiamoci sopra. Tanto per cantare, perché mi sento un piccicone noi. Tanto per sognare, perché nel petto mi c'è la schifore. Il fiore dei là, che mai ho diverso il primo amore, che sospirava le canzoni mie, e marito io riva le bugie. Appassionate, se Roma mia va ricordate, cantate solo per rispetto, ma con la smania del tappeto. Io non ve canto a voce piena, ma tutta l'anima è serena quando il sole si scolora. De me qualcuno lo so, difficile, io credo che qualcuno de sta piazza si innamora. Sulle mani lunghi, we'll be right back.
Miami, bellissime. Da qua veramente è uno spettacolo. Siete tutti belli. Adesso diamo la parola al segretario della seconda Lega SPI del comprensorio Roma Centro. Gli facciamo un applauso di incoraggiamento. Veramente siete belli e bellissimi, belli tutti. Grazie all'orchestraccia che è stata favolosa e spettacolare. Speriamo che l'omino piano piano stia capendo che stiamo arrivando. Non cagatevi addosso, stiamo arrivando, ma arriviamo in pace. Ascoltiamo il nostro amico Rocco Gerace. Grazie. Buongiorno a tutti, ben arrivati in questa splendida piazza, la nostra piazza, Piazza del Popolo. Porto il saluto del sindacato pensionati di Roma e del Lazio, felice ed emozionato di accogliere questa grande manifestazione, una manifestazione di protesta, ma anche di proposta nei confronti di un governo che in questi 3 anni e mezzo non ha mai trovato il tempo di incontrare il sindacato dei pensionati, anzi, con lo stile che lo contraddistingue, ha tentato di mettere gli uni contro gli altri, rivolgendosi ai pensionati solamente per metterli in contrapposizione con i giovani. Invece non dice nulla sulle condizioni degli anziani che, nella maggioranza dei casi, vivono con una pensione al di sotto dei 700 euro. Anziani ed anziani sempre più poveri che, come ci dicono i rapporti della Caritas, ormai numerosissimi si rivolgono alle mense ed affollano i centri di distribuzione alimentare per indigenti diffusi su tutto il nostro territorio nazionale. Noi da questa piazza oggi vogliamo che il governo ascolti la nostra voce. Siamo qui, siamo in tanti! Per rivendicare un futuro dignitoso per le nostre pensionate e i pensionati italiani che con il loro lavoro hanno contribuito alla crescita di questo paese. Siamo qui, come dice il nostro striscione, per chiedere il cambiamento delle manovre del governo e per dare un futuro ai nostri figli e ai nostri nipoti. L'esito di queste manovre è solo quelle di imporre più tasse ai lavoratori pensionati e ai pensionati, tagliare i servizi pubblici, allungare i tempi del pensionamento per fare cassa, mettere in discussione i contratti nazionali, discriminare donne, lavoratori pubblici e disabili. E dopo la lettera di intenti inviata dal governo alla Comunità Europea, la situazione non potrà che peggiorare. E tutto questo senza garantire un reale riequilibrio dei conti pubblici. Mentre nulla è stato fatto per attuare un credibile piano di lotta all'evasione fiscale e contributiva che faccia pagare le tasse a chi non le paga. Sì, grazie. Ed è ora che cominciano a pagare anche i più ricchi e quelli che in questi anni si sono arricchiti mentre i lavoratori e pensionati facevano sempre più fatica ad arrivare alla fine del mese. Per fare questo c'è un solo modo:
istituire una patrimoniale sulle grandi ricchezze, come proposto dalla CGIL. Nessuna delle nostre richieste è stata accettata, alcune veramente indispensabili per permettere una vita più dignitosa, come la legge sull'autosufficienza, l'estensione della 14ª mensilità alle pensioni sopra i 700 euro, un paniere Istat specifico per quantificare l'inflazione per i pensionati. Per i pensionati di Roma e del Lazio i problemi nazionali sono amplificati dalle scelte scellerate dalla giunta regionale guidate dalla Polverini e da quello del sindaco Alemanno. Scusa. Scelte inique che colpiscono i più fragili, anziani e cittadini meno protetti, attraverso la messa in discussione del sistema pubblico dei servizi. Il risultato: chiusura degli ospedali, lunghissime liste d'attesa, chiusura delle case di riposo, vede quella di Casal Boccone, e chiusura dei centri anziani fragili, vedi San Lorenzo. E si giustificano questi tagli con la crisi economica, però nel frattempo si regalano soldi ai privati e si istituiscono pacchi di povertà. La nostra generazione non si è mai tirata indietro quando si è trattato di fare sacrifici e quando era in gioco il bene del paese, ma erano sacrifici che alla base avevano la solidarietà fra generazioni e il superamento delle disuguaglianze. Per questo saremo ancora in piazza con la CGIL il 3 dicembre. Oggi, con la nostra manifestazione, vogliamo dimostrare che nessuno di noi è intenzionato a dormire e nessun dorma! Siamo in piazza perché i diritti che abbiamo conquistato con anni di lotta e tanti sacrifici possono essere lasciati in eredità a figli e nipoti. Siamo in piazza perché questa manovra venga radicalmente modificata e per mandare a casa questo benedetto governo. Penso di rappresentare il sentimento della piazza dicendo: forza Susanna, forza Carla, siamo tutti qui con voi, viva lo SPI, viva la CGIL!